Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui insieme per un'altra ricetta da bere a stomaco vuoto. Mi è stata richiesta perché moltissime persone ho notato che bevono acqua e limone come me, ma si sono un pochino stufate. Allora ho testato nelle ultime 2 settimane una ricetta che mi è piaciuta molto, che è formata da acqua di pompelmo e di rosmarino. Il rosmarino sapete che l'ho già usato in tantissime altre varianti a stomaco vuoto, ma con l'acqua di pompelmo mi è piaciuto da morire, proprio perché ha delle proprietà fenomenali. Iniziamo subito con questo video. Per avere il tuo video personalizzato ti basta semplicemente iscriverti al canale e lasciare un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è utile e mi trovi anche su Facebook e su Instagram, trovi il link qui sotto in descrizione. Ma iniziamo subito. Allora, quali sono le proprietà? Innanzitutto aiuta a perdere peso, bere a stomaco vuoto, perché? Perché ovviamente va a combattere quella che è l'intoppamento, diciamo, e quindi aiuta a buttare fuori tutte le tossine e le sostanze di scarto e fondamentalmente a essere più leggere e più sgonfie. Questa è la prima cosa che insomma ci serve e per la quale penso un po' tutte noi beviamo acqua tiepida alla mattina a stomaco vuoto prima della colazione, almeno mezz'ora prima. Ha veramente un basso apporto calorico, infatti, l'acqua al pompelmo, scusate, e quindi proprio per questo aiuta a buttare fuori le tossine ma non prendere particolari calorie, diciamo così. E soprattutto possono aiutarci anche a mantenere il nostro corpo sano. C'è un apporto anche, appunto, come dicevamo prima, di fibre e di acqua, per cui si va a combattere quello che è il fenomeno, io lo chiamo dell'intoppamento per chiamarlo un pochino in modo carino, ma contiene anche una grandissima quantità di beta carotene, che chi mi conosce saprà bene, perché l'avrà sentito in 6.000 salse, aiuta a fare da anti-invecchiamento per la nostra pelle, quindi ad avere una pelle sana, senza rughette, senza linee d'espressione, bella e nutrita, perché previene lo stress ossidativo. Un altro nutriente è l'acido salicilico, che tra le altre cose combatte appunto il gonfiore. Gli ingredienti sono semplicissimi, è mezzo pompelmo e 2 rametti di rosmarino. Quindi spremete il vostro pompelmo, lavate bene il rosmarino, lo unite e lo mettete in 1 litro d'acqua e poi lo lasciate riposare. Questo è tutto, io spero di esserti stata utile, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!